Lavarsi le mani, strofinare le mani contro un foglio con un sapone disegnato, bruciarsi le mani, sono tutti metodi superati per la disinfezione della persona. Salve, sono il dottor Culocane e questo è un approfondimento sul disinfettante naturale per eccellenza, la mucchina. La mucchina è un bovinino piccolino che vive solitamente su un pratino. Si nutre di erbina e la si riconosce dal caratteristico verso di trombettina. Questo favoloso animale è spesso utilizzato dai medici per il suo potere sterilizzante. Bisturi. Ecco, forbici. Tenga, la mucchina. La sua saliva infatti contiene particelle di atomo. Di cosa sono fatti i batteri e i virus? Di atomi? Esatto, combatte batteri e virus con le loro stesse armi, gli atomi. Alcuni sostengono che anche la cedrata contenga atomi. Beh, si sbagliano, la cedrata contiene cedri, non atomi, altrimenti si chiamerebbe atomata. Ecco altri usi interessanti della mucchina. E se non aveste la mucchina e doveste per forza toccare un panno che è stato strofinato su una zuppa di virus cucinata da vostra nonna? Ecco una semplice alternativa alla mucchina. Cucinatevela voi la zuppa allora, brutti ingrati che non vogliono bene alla nonna. Esperimento. Quanti virus elimina la mucchina? Questa scatola è piena di virus. Ora inserisco la mucchina e mescolo bene. Estraggo la mucchina e, osservate, la scatola è vuota di virus. È strabilione. Ma i virus sono invisibili. Stai dicendo che i virus sono fantasmi? I fantasmi non esistono. Nella prossima puntata di Super Squirts parleremo delle candele che si usano per sigillare le ferite, i cerotti.